Sprezzante del pericolo, rischia un po' la vita a fare questa passeggiata. Certo, non sono dal lato corretto in cui dovrebbe essere un pedone quando cammina, ma vi assicuro che questo è un angolo totalmente cieco. Chi gira e svolta a sinistra imboccando questa strada di sicuro non potrebbe vedermi. Marabodo, lei vive qui vicino, lei fa frequentemente questo incrocio per immettersi sulla provinciale, c'è uno specchio, ma qual è la situazione? Questo è veramente un incrocio molto pericoloso. Sì, l'incrocio è molto pericoloso perché proprio l'altro ieri è accaduto un incidente, non è il primo, la visibilità è molto ridotta. Un vecchio immobile, lo specchio direi vero sostituito da poco, che si appanna in questa stagione. Difficile immettersi sulla strada provinciale 12 della Torre Rossa da via Pontefranco, via Villafranca. Siamo ai confini tra i comuni di Campodoro e Villafranca Padovana, ma la strada è di competenza della provincia. Noi come cittadini di Campodoro ci siamo sempre rivolti al comune di Campodoro che si era mosso tempo fa per vedere di mettere dei dossi rallentatori, ma mettere dei dossi rallentatori non si può perché la strada è provinciale. Inoltre questa strada è anche del comune di Villafranca e anche i cittadini di Villafranca comunque devono fare questo incrocio per immettersi nella strada. E quindi ogni volta ci si rivolge da una parte, ma la parte ci dice no, bisogna sentire l'altra, e alla fine la situazione è rimasta uguale. Negli anni i cittadini hanno raccolto firme e scritto diverse lettere. Domenica l'ennesimo grave incidente. Un'auto uscendo dall'incrocio non ha visto un motociclista che sopraggiungeva. Io chiedo che venga messa in sicurezza, che questo incrocio venga messo in sicurezza, che vengano adottate delle misure che mi permettono di portare i miei figli al mattino alla scuola senza di dover rischiare quasi la vita ogni mattina. Perché